Buon salve ragazzi e benvenuti in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Eccoci qua finalmente che siamo pronti ad andare avanti con la nostra avventura. Vi ricordo il video di ieri dove abbiamo fatto altre cose interessanti di cui io non ho assolutamente memoria perché sapete come sono, ma adesso dobbiamo andare a incontrare Amos Diggory nel cortile. Ah ragazzi! Sì, ecco cosa. Ieri abbiamo fatto quella cosa dove c'era quello snaso bellissimo, ragazzi. Se non avete visto il video, andate subito a vederlo perché è tipo wow. E quindi c'è un sacco di gente che ci vuole parlare. Mamma, mamma, mao. Prima di parlare, però, vorrei parlare. Giurerei di aver visto qualcosa di enorme solcare il cielo. Oh, siamo arrivati finalmente a parlare degli ippogrifi. E ovviamente cominciano a fare dei rumori sotto casa, quindi andiamo a spengere, a chiudere la finestra e andiamo avanti. Recuperami un paio di quei tentacoli se ci riesci. Sono resistenti contro maledizioni e fatture. Tentacoli, quindi no, è un polpo che vola. Interessante. Vabbè. Ismerda, che brutti che sono! Ismerda, dai, stai tranquilla. Ah, ma sono questi affari qua, ho capito, non li avevo visti. Non li avevo visti, ragazzi, scusate, non li avevo visti. È che il primo Ben mi parla di uno che vola e io non guardo per terra. Grazie di essere venuto, signor Balboa. Mi servono proprio delle mani in più. Presumo non sia una sorpresa che delle bestie marine come i pruvincoli si siano fatti strada fino alla fontana. Effettivamente, sicuramente capisci perché questa situazione è più pericolosa di quanto appaia. Non mi ricordo assolutamente, devo andare a vedere che cosa dice il mio libricino. E quindi, ragazzi, il Murtlap, che sarebbe poi il pruvincolo, è una creatura simile a un topo che si trova nelle zone costiere della Gran Bretagna. Sulla schiena ha un'appendice simile a un'anemone di mare. Se messe in salamoia e mangiate, le appendici accrescono la resistenza a incantesimi e maledizioni, anche se un eccesso può provocare la crescita di spiacevoli ciuffi di peli viola dalle orecchie. I Murtlap, i pruvincoli, si nutrono di crostacei e dei piedi di chiunque sia così sciocco da calpestarli. Data questa scritta, direi che il loro morso è pericoloso. Il loro morso è pericoloso, soprattutto per i babbani. Corretto! Mi assicurerò che il professor Kettleborn assegni 5 punti a Grifondoro. Aiutami a raccoglierli prima che mordano qualche tuo compagno. Beh, ma non ci sono babbani qui. Su via. Quindi, questa energia potevo anche non farla. Vabbè, ragazzi, soltanto un'ora di energia. Soltanto un'ora di energia. È proprio quello che ti darei. Vabbè, ragazzi, insomma, bisogna mettersi qua d'accordo, premere pulsanti, fare cose, cercare di usare tutta questa energia. Scusate il rumore che sto per fare, non lo sto facendo. Bravo, sono stato bravo. Ok, usiamo tutta l'energia che ci necessita per finire questa missione. Nel mentre vi ricordo di unirvi al mio server Discord dove potremo parlare tutti quanti insieme, divertirci, eccetera. Lo trovate in descrizione. Oltre al fatto che se volete giocare a questo fantastico gioco su computer, trovate anche lì qua sotto in descrizione il link per poterlo scaricare. Mi date un piccolo supporto a me, mi date una piccola donazione totalmente gratuita per voi e voi potete giocare su computer a questo fantastico gioco che veramente è tipo il top del top. Ma ragazzi, adesso andiamo avanti, raccogliamo energie e finiamo il capitolo. Ottimo lavoro, signor Balboa. Da qui in poi ci penso io e potevi farlo anche prima, visto che mi hai chiesto all'inizio, non riesco a raccogliere i due insieme e ora invece li stai facendo tutti insieme, però pazienza. Quante creature rimangono? Presumo tre, visto che ci sono ancora tre parti. Non molte, appena avrai aiutato Madame Chips, no, Madame Boomp, avremo quasi finito. Aiutare Madame Boomp a fare cosa? Oh no, inglese! Maledetti, non hanno finito la questica. Allora, sono un po' troppo intimidito per capire cosa, insomma, stava facendo. Oh no, vabbè, comunque sappiamo entrambi che sarà l'ippogrifo. Ippogrifo, ippogrifo. Come si pronuncia, ragazzi? Ippogrifo o ippogrifo? Fatemelo sapere. Ma adesso andiamo subitissimo nel campo di allenamento per andare a vedere di cosa si tratta, sperando che a questo punto sia in italiano e non in inglese, perché altrimenti sapete che la mia pronuncia è perfetta. Quante. Ah no, ci sono di nuovo gli asticelli, che carini! Ma li abbiamo già presi gli asticelli! Uffa.
Il signor Diggory ti ha mandato qui ad aiutarmi, presumo. No, sono venuto qui perché non so che cazzo fare della mia vita e quindi ciak. Altri asticelli. Ne ho già raccolto tantissimi nella sala grande. Sì, beh, questi non si accontentavano di sedersi a tavola. Volevano volare. Carini! Mamma mia, sono bellissimi. Lo faccio uno screenshot, non ce l'ho fatta. Presumo che gli piacciono le scope perché sono delle specie di piccoli alberi. Non mi interessa perché gli piacciono le mie scope. Io voglio solo liberarmene per poter riprendere le lezioni di volo. E vabbè, prendili in mano e spostali, cavolo. Capisco. Farò del mio meglio per raccogliere tutti gli asticelli. Questo mi costerà un sacco di energia che non ho, quindi aspetterò di averla. Ragazzi, mentre passa fuori l'ambulanza, io vi ho saltato questa lezione perché era da 8 ore. Veramente noiosissima. Troverete uno screenshot nel mio account Instagram di quello che succede. Che non è nulla di che, è una immagine fissa che si ripeteva all'infinito. Noiosissimo. Ben fatto! Dovrei riuscire a raccogliere il resto degli asticelli, ma non abbiamo fatto nulla. Per caso, sai cosa mangiano gli asticelli? Panini. Mangiano panini, mangiano. Credo che mangino foglie, ne sono quasi sicuro. Ma se... Fanculo! 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 Mangiavano dei panini e degli insetti. Maledetto me quando mi fido delle cose. Vabbè, ne abbiamo sbagliata una sola dopo tutto, dai. Grazie per l'aiuto, signor Balboa. In effetti non potevano essere cannibali, povero me. Vai a radunare altre creature, così Hogwarts potrà tornare alla normalità. Mamma, mamma, mao, ragazzi, che fatica. Direi che però per oggi ci fermiamo qua. Siamo quasi alla fine di questo evento speciale. Che fatica, non ne potevo più, è veramente lunghissimo. Che altro dire, ragazzi? Direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Report Quest Mystery. Vi ricordo di mettere mi piace al video, di condividere questo fantastico video a tutti i vostri amici, far conoscere il mio canale a tutte le altre persone Potterhead del mondo che esistono, eccetera. Magari non del mondo, ma almeno quelle italiane. Ci vediamo alla prossima puntata di Report Quest Mystery. Per oggi è tutto. Farò diversamente oggi. Fatto il misfatto. Babau! Che brutto dire babau. Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!